in volo sulle acque placide e scure del lago di Bracciano e poi di colpo sui monti della Tolfa con i suoi boschi di castagno, le sue miniere di ferro, le sue cave di allume. È da qui che si sono mossi quasi 3.000 anni fa alcune tribù. Cercano un luogo sicuro, facile da difendere, magari un'altura delimitata da rupi. E non lontano ci vorrebbe anche un mare. E lì chissà un giorno costruire un porto per comunicare con il mondo. E alla fine trovano il luogo ideale per costruire una città fortificata. Un altopiano trapezoidale di 150 ettari, con 6 chilometri di perimetro, alto circa 80 metri. Le prime tracce archeologiche di Cerveteri risalgono al X secolo a.C., ma forse la sua storia è più antica. Alcuni scrittori ipotizzano addirittura che sia stata fondata dai Pelasgi, una mitica popolazione preellenica semileggendaria. Una cosa però è certa. Con il passare del tempo, Cerveteri diventerà una metropoli di rango mediterraneo. All'inizio l'altopiano è occupato in maniera discontinua. Tra una casa e l'altra c'è molto spazio, ma poi, con la crescita demografica, Cerveteri cambia volto. Eccola nel momento del suo massimo sviluppo, con l'imponente cinta muraria fusa al tufo delle rupi scoscese, e poi le strade, i decumani e i cardini, che si incrociano perpendicolarmente formando isolati rettangolari. Fuori dall'abitato, dalla città dei vivi, troviamo invece le necropoli, le città dei morti. E per uno strano gioco del destino, sono proprio loro, i morti, a raccontarci chi erano e come vivevano gli antichi abitanti di Cere. Gli Etruschi credevano che il defunto, almeno dopo il trapasso, provasse ancora dei sentimenti e sentisse il bisogno di ritrovarsi in un ambiente familiare. Così le tombe erano costruite come vere e proprie abitazioni. All'inizio hanno la forma semplice della capanna con basse banchine di deposizione. Poi, con lo sviluppo della società etrusca, le dimore dei vivi diventano più sofisticate e di conseguenza anche quelle eterne dei morti. Tombe articolate in più ambienti con letti, troni, tavolini e sedili. Come nella tomba dei Capitelli, che riproduce una casa aristocratica del VI secolo a.C. Le tre camere funerarie si affacciano su un grande vestibolo rettangolare con 8 letti allineati lungo le pareti e 2 pilastri con capitelli eolici che sostengono il soffitto decorato con travi e travicelli. Questa invece è la famosissima tomba dei rilievi. Unica nel suo genere, questa meraviglia rappresenta uno dei cicli decorativi più spettacolari dell'arte ellenistica etrusca. Thank you.
l'esposizione del defunto e il trasporto nella tomba erano probabilmente i momenti principali del funerale. Durante l'esposizione, le donne intonavano un lamento funebre, messo in scena talora da alcune statuine in bucchero ritrovate in tante tombe. Era praticato anche il rito crematorio e le urne che custodivano le ceneri dei defunti e che nei secoli hanno assunto forme e dimensioni diverse riflettono bene il grado di sviluppo della società etrusca. Il famoso sarcofago degli sposi risale al VI secolo a.C. Realizzato in terracotta, mostra tutta la sapienza artigianale e artistica degli Etruschi, che erano maestri nel lavorare l'argilla e i metalli, ma anche il legno, il cuoio, le pietre e il vetro. Manufatti e oggetti di culto conosciuti in tutto il Mediterraneo. Perfino nel santuario di Apollo a Delfi c'era un Thesaurus Cerite, una sorta di cappella sacra, che testimonia la rilevanza politica internazionale della città e i suoi stretti rapporti con la Grecia. Da vivere e riscoprire viaggiando nel tempo tra le necropoli di Cerveteri.